Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a mostrarvi questo prodotto che ho acquistato su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Sono delle teglie da forno ideali per chi ha il forno F1. Allora, le dimensioni sono particolari, quindi sono ideali per pizze in teglia, diciamo allungate. La dimensione è un 40x15 per 2 cm di altezza. Adesso le vedete impacchettate così perché come arrivano appunto, ma vado un attimo a togliere la plastica e dovrebbero esserci appunto due pezzi. Il prezzo le ho pagate 33 euro, quindi un prezzo, se non sbaglio, anche in offerta. C'è anche il prezzo a 31 euro, però non c'è la spedizione Prime. Vi lascio comunque il link perché ci sono diverse teglie e guardando le recensioni queste sembrano essere quelle migliori. Queste sono le teglie una volta spacchettate, come vedete i materiali sembrano anche buoni, resistenti. C'è scritto che ci possono essere delle imperfezioni, infatti già alcune imperfezioni le vedo, qua è un po' rigato e si vede che è anche un po' bombata verso l'esterno, però dopo andiamo a provare dentro il forno F1 per vedere se effettivamente ci stanno. Questa invece sembra tutto ok. Ma dicono che proprio sono delle teglie fatte in modo comunque artigianale, quindi è normale che possano esserci dei difetti, ma non pregiudicano poi la loro funzionalità. C'è anche questo foglietto illustrativo dove ci mostra i vari procedimenti per andarle a trattare. Allora, dice che si deve iniziare a pulire la superficie esterna e interna con una goccia di olio usando un fazzoletto di carta. E si deve fare attenzione poi a non lasciare dell'olio residuo. Le teglie poi devono essere messe a 250 gradi, così c'è scritto, poi trovate comunque tutto sulla pagina. Si deve tirare fuori la teglia quando incomincia a fumare e si deve lasciare raffreddare. A questo punto poi si unge solo la superficie interna della teglia e si inforna di nuovo a 250 gradi fino a che non raggiunge il punto di fumo, cioè inizia a fumare, e poi si guarda se la teglia non sia appiccicosa con le mani per vedere se è pronta, o se no dopo si ripete il punto 3, cioè si riunge la superficie interna e si reinforna. E questo è quanto, direi quindi che si devono solo andare a provare nel forno. Andiamo a vedere subito se ci entro nel forno F1. E un'altra cosa, diciamo che queste teglie solitamente, in generale, un po' guardando tutte le recensioni, ci sono delle teglie che tendono a arrugginirsi o a bombarsi eccetera. Qua promette che comunque fino ai 300 gradi si possono utilizzare e quindi promette anche che se si fa un giusto trattamento non si dovrebbero arrugginire, quindi speriamo. E direi quindi che dovrò andare a testare, se mai metterò un ulteriore video. In aggiunta, cosa ho comprato? Visto che per togliere le teglie ci si scotta, se si prova a togliere con le mani, con un panno, cioè c'è il rischio comunque di scottarsi, e comunque usando una pala anche qui non è il massimo, ho preso proprio questo attrezzo che vi mostrerò in un altro video, che serve appunto per andare a prendere le teglie e toglierle dal forno. Allora, questo è il forno, sono già andato a mettere la prima teglia, adesso metto la seconda. Come vedete sembrano starci proprio giuste giuste, e quando si va a chiudere il forno si chiude senza appunto nessun problema. Quindi idealmente riuscite a mettere due teglie senza problemi. Vi lascio il link in descrizione e se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela. Alla prossima review!